Motore, partito. Marcello, come here. Ma dici a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Con calibro affascini il tuo cuore. Ebbene, Michelangelo, tu cos'hai da dire? Allora dovrei ascoltare queste critiche e farvi dipingere la volta? Fatti non foste a viver come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è... È il dottore! Sono Chris Gorman, mio marito Kennedy, io siamo amici di Charlie Brock! È il dottore! È il dottore! Perché non me l'hai detto subito? Diglimi in fretta! Dottor Marx, mi scusi, purtroppo è successa una disgrazia. Volevo chiamare il nostro medico, ma mio marito è avvocato. E date le circostanze, ha creduto fosse meglio chiamare il medico di Charlie. Vede, siamo arrivati qui a casa di Charlie circa 10 minuti fa e scendendo dalla macchina abbiamo improvvisamente sentito un enorme... Non digli niente! Cosa? Non digli che cosa è successo! Non devo! Fai come ti dico! E Charlie? Charlie... sta bene, ecco, soltanto un colpo di striscio. Non dirgli che lo sparo! Ma il dottore l'hanno tirato fuori dal teatro! E digli che è ronzolato per le scale e ha battuto la testa, ma sta bene! E il sangue? La pallottola gli ha bucato il lobo dell'orecchio! Allora, ci troviamo a pochi minuti dall'inizio dello spettacolo Rumors di Neil Simon, una commedia, anzi una farsa come la definisce l'autore, dai ritmi pazzeschi, perché è una commedia molto difficile, in quanto 8 attori devono fare in modo che il pubblico sia sempre attento alla storia, perché in pratica ci troviamo nella medio borghesia americana, dove questo Charlie Brock, il proprietario di questa casa, invita i suoi amici a festeggiare il 10° anno di anniversario del suo matrimonio con la moglie. Solo che appunto la commedia inizia con uno sparo che gli avventori, i suoi amici, i primi due che arrivano in questa casa, sentono uno sparo da fuori alla porta. E ovviamente il panico, perché forse è stato un tentativo di suicidio. Questo Charlie Brock si è sparato e presumibilmente invece di spararsi alla testa si è forato il lobo dell'orecchio. Da qui succede praticamente il panico, perché iniziano gli avventori a mettersi paura dei pettegolezzi che possono scaturire da questo tentato suicidio, visto che sono tutti professionisti, chi è avvocato, chi è psicologo, insomma sono tutte persone affermate e quindi la paura di essere coinvolti in uno scandalo è troppo forte, più che effettivamente il fatto che questo si è suicidato. Sua moglie Mira? Sì, Mira è qui! No, non dirti che Mira è qui, altrimenti vorrà parlare con lei! Credevo che ci fosse, invece non c'è. È appena uscita, tornerà a momenti. È appena tornata, uscirà a momenti. La chiamerà domattina. La chiamerà domattina. Sì, sì. Il suo recapito telefonico, certo. Ce l'abbiamo di sopra nell'agenda. Sta proprio qui sotto gli occhi, ecco. Grazie e arrivederci. Grazie, dottore, arrivederci. E buon divertimento, eh. Oh, io e Kendall l'abbiamo visto qualche settimana fa, ci è piaciuto moltissimo. Specialmente il secondo atto. Vedrà che bello quando il fantasma appare nello specchio. Devi commentare tutto lo spettacolo. Chris! Charlie mi sta chiamando. Vengo subito, Charlie, tutto bene? La bravura dei miei attori, di questi 8 attori, che sono un cast della compagnia degli Audaci molto affiatati, è proprio quello di sostenere questi ritmi, apparentemente questa storia questo personaggio si vede, non si vede, chi lo sa, questo lo scopriranno gli spettatori, e devono essere in grado di fare una recitazione molto, molto particolare, cioè devono essere sempre ritmi pazzeschi, perché altrimenti la storia tenderebbe un po' a essere appunto così noiosa apparentemente. E ritmi quindi pazzeschi, la commedia è divertentissima, stiamo avendo un successo perché abbiamo debuttato a Capodanno, quindi un successo clamoroso, sold out come ogni anno qui al Teatro degli Audaci, e vi invito caldamente a venire a vedere questa commedia, perché è di una ritmi pazzeschi come dicevo prima, ma è troppo divertente. Va tutto bene! Magnifico, sono in cucina! Oddio, non ce la faccio più! Mi sta venendo l'orticaria sotto le braccia!
Egan è sordo. È meglio che se ne stia di disparte adesso, è fuori servizio. Ma perché stiamo proteggendo così Charlie? Ken è sordo, Lenny è il torcicollo, Cocca cammina come una giraffa, io sono distrutta. Un altro sparo lo verranno a scoprire comunque, no? Non credo, è a Paraguay e Bolivia non interessa. Ciao a tutti, io sono Maria Cristina Gionta e in Rumors interpreto il personaggio di Chris Gorman, una donna, un avvocato che fa contratti petroliferi dell'alta borghesia e diciamo fa parte della prima coppia che arriva a casa di Charlie e Mira Brock per questa festa del decimo anniversario di matrimonio a cui sono invitati tutti i loro migliori amici. Ecco, quindi io e mio marito Ken siamo la prima coppia che si troverà di fronte a una situazione molto molto strana, che non vi dico perché è una sorpresa. Quindi noi cercheremo in tutti i modi di nascondere la situazione che sta avvenendo in casa di Mira e Charlie Brock a tutti gli altri amici che poi arriveranno in seguito alla festa. Vi aspetto al Teatro degli Audaci fino al 22 gennaio con Rumors. Ciao! Senti, continua a raccontare. Che cosa ti ha detto quando sei ritornato? E non lo so. Che non era riuscita a trovare il kit e catta. Andate in ritardo, abbiamo perso molto. Oh, sì, dovresti farti fare da Lenny l'imitazione del cavallo. Faglielo. Buon pomeriggio, buonasera, buongiorno, dipende da quando guarderete questo servizio. Io sono Giuseppe Abramo e in questa commedia Rumors interpreto Leonard Ganz, per gli amici Lenny, un commercialista newyorkese molto snob che ha fondamentalmente un problema fisico momentaneo, ha il collo bloccato, quindi starà tutto il tempo dello spettacolo così, che viene invitato a questa festa di suoi amici di vecchia data. Solo che c'è un problema, che gli invitati si trovano in questa festa ma non ci stanno i padroni di casa, non si trovano Charlie e Mira, quindi non si sa in realtà che cosa è successo, quindi si inventano un po' di storie, di pettegolezzi, si cerca di barcamenarsi un po' in questa storia senza riuscire a trovare in realtà poi una risposta. Detta così sembra una cosa seria, invece no, in realtà fa ridere, insomma. Quindi venite, siamo qui al Teatro degli Audaci dal giovedì al sabato alle ore 21, domenica alle ore 18. Sì, mi sono vestito da meteo oggi, quindi malgrado il cattivo tempo, venite a teatro fa bene, vi aspettiamo, baci, ciao! Salve Claire, salve Lenny! Tutto bene? Benissimo Ken! Bene! Torno subito, Benissimo! Vieni qui, allontanati da quella porta! Vuoi che andiamo a parlare in garage? Vorrei che Charlie e Mira ci sentano, vieni qui per Dio! Non era stata sempre Carol Newman a mettere in giro quell'altra voce? Quale altra voce? La voce che tu ed io ci saremmo separati. No, non era stata Carol Newman. No? E chi è stato? Io. Tu avevi messo in giro la voce? Io, tu, tutti e due. Quando abbiamo deciso di lasciarci, non l'abbiamo detto a tutti. Noi lo diciamo agli amici, quella carogna l'ha detto a degli estranei. Ehi, non chiamare carogna Carol Newman davanti a me, E poi non è stata lei a dirmi questa cosa, è stato qualcun altro. E non muoverti così velocemente, mi si spezzerà il collo. E chi gliel'ha detto a lei? Harold Green. Harold Green? Che diavolo è questo Harold Green? Un nuovo socio del circolo, è stato ammesso proprio la settimana scorsa. Io non ho mai votato per lui? E invece sì, per procura, era alle Bermude. Incredibile, un maledetto nuovo socio ammesso per procura sparla del mio migliore amico. Con chi gioca a tennis? Non gioca a tennis, è un semplice socio, si limita a fare colazione. Quella carogna, un maledetto nuovo socio ammesso per procura, non giocatore che consuma solo i pasti e spettegola. Non pagherà neppure la stessa quota sociale di Charlie. E allora tappagli la bocca con un pugno. Ciao, sono Alessia Di Fusco e nella commedia Rumors interpreto Claire, una donna della alta media borghesia, molto saccente e pettegola, degna moglie di Lenny Ganz, che sono appunto una coppia molto ostica da un punto di vista della puzza sotto al naso, ecco, diciamo così. Sono la seconda coppia che arriva in casa e che trova, diciamo, la situazione abbastanza strana, perché i loro amici fanno delle cose particolari ma non capiscono ancora il motivo per il quale si trovano in questa situazione.
Diciamo che è un personaggio molto appunto saccente, ma anche molto ironico. E, vi invito a vedere la commedia, perché visto che questo gennaio è veramente molto freddo, venite a teatro e passate una bella serata insieme a noi. Io? No, ci sono andata da quando sono arrivata. Davvero hai bisogno di andare in bagno, Claire? Sì, quanto? Al diavolo! Tieni, la porta l'aprirà qualcun altro. Claire? Chris? Nessuno va ad aprire? Dici a me! No, non dicevo a te, Ken. Rimettiti l'asciugamano sulle orecchie. Claire? Chris? Ma dove siete? Una merda, ne ho abbastanza. Lenny? Lenny? Hai trovato le bende? Nessuno va ad aprire? Ciao, io sono Emiliano Ottaviani, interpreto Ernie Cusack. Ernie Cusack sarebbe uno psicanalista, e, diciamo, rispetto agli altri lavori, commercialista, avvocato, è quello un po' più intellettuale. E faccio parte, sono diciamo della terza coppia che entra in questo contesto di festa, molto particolare, e si ritrova immerso in queste situazioni un po' tutte abbastanza surreali, abbastanza da farsa. E capisce subito che c'è qualcosa che non va, è uno dei primi appunto che capisce che la situazione che sta vivendo è un po' strana. Ha questo bellissimo paio di occhiali, ecco qui, che lo contraddistingue, ed è anche lo psicanalista di alcuni degli invitati alla festa, che sono i grandi amici di Charlie e Mira. Charlie e Mira che non ci sono, insomma, io non vi dico niente, io ci sono ma Charlie e Mira non ci sono, quindi venite a vedere lo spettacolo, sicuramente sarà estremamente divertente, fino al 22 gennaio al Teatro degli Audaci, giovedì, venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle ore 18 pomeridiana. Vi aspetto insieme a mia moglie Cocca, che tra l'altro c'è una bellissima, diciamo così, e alternanza fisica fra me e mia moglie, mi arriva diciamo qua, quindi anche questo crea una situazione abbastanza interessante dal punto di vista estetico. Sono andati a vedere una cosa alla TV. Sì, brava, sì. Bene, sì. Adesso comincia proprio a somigliare ad una festa. Ma cosa state guardando tutti quanti lassù? Lassù dove? Alla TV. Quella cosa che sei salito a guardare con Charlie, Mira, Ken. Oh, quello show, sì, è quella trasmissione speciale su, come si chiama? Hitler? Sì, quel servizio su Hitler. È il 10° anniversario di matrimonio e voi guardate un servizio su Hitler? E lo mandavano in onda solo stasera, che fai, te lo perdi. La cena è pronta, doppio scotch. Ah, grazie. Perché venire al Teatro degli Audaci a vedere la commedia Rumors? Ma non ve lo dico io, ve lo faccio dire dalla mia compagnia, perché questa commedia è anche... spumeggiante! Brillante! Scoppiettante! Formidabile! Coinvolgente! Divertente! Pazzesca! Esplosiva! Al Teatro degli Audaci. Motore, partito! Marcello, come here! Ma dici a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Con calibro affascini il tuo cuore. Ebbene, Michelangelo, tu cos'hai da dire? Allora dovrei ascoltare queste critiche e farvi dipingere la volta? Fatti non foste a viver come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è...